wide. The love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid our mind to the best. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin a dance. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. And oh, I saw the love was gone, but yesterday ran beyond. And not long the stars be far. Yesterday right is wrong, and love that's lost be found. For a while, we love each other we all. We were living in love was so strong for so long. Never knew that words was wrong, but baby it wasn't right. We tried to find what we had. Tears and this was all we shared. We were scared. It's a fear we need our loving too. Something happened along the way, and yesterday was all we had. Something happened along the way, what used to be happy or sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. Oh, after the love was gone, how could you lead me on and not let me stay around? Oh, 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 after the love was gone, when yesterday right is wrong, love that's lost be found. After the love is gone, what used to be right is wrong, and love that's lost be found. After the love is gone, yesterday right is wrong, and love that's lost be found. Whoa, whoa, whoa. After the love is gone, what used to be right is wrong, and love that's lost be found. Amici carissimi del Tino e delle Erminie Carogati, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il tutorial del venerdì. Oggi musica straniera, e che musica ragazzi, gli Earth, Wind and Fire, un brano veramente molto molto bello, ben fatto, molto difficile. Preparatevi ad un tutorial impegnativo, ma credo che lo abbiate anche già visto nel videolino, e comunque questo è un brano che sicuramente chi ha gli anta non può non aver ascoltato in quegli anni. Ci riferiamo particolarmente al 79, anno di uscita di questa After the Love Has Gone, e faceva parte di un album che si chiamava I Am, di questo gruppo di Chicago, quantomeno che il cui fondatore, che è Maurice White, si trasferì, credo da Boston forse, a Chicago, ma lì fu poi in qualche modo il centro
delle attività della band. Una band molto particolare è caratterizzata da, innanzitutto dal numero dei componenti. Una band che si è molto evoluta nel tempo, ma sono stati capaci di essere anche in 10. Quando facevano i live sul palco era uno spettacolo perché c'erano un sacco di coristi, tanti fiati, oltre naturalmente agli strumenti principali, tastiere, basso, batteria e quant'altro. E la voce di Maurice White, questo appunto, come possiamo dire, frontman, mentore di questa formazione, scomparso non molto tempo fa. Oltretutto questi Earth, Wind and Fire hanno avuto vicissitudini, per cui si sono lasciati, ripresi. Se andate su Wikipedia e vedete i componenti della band, c'è una sfilza di nomi che non finisce più. Io non sono stato qui minimamente a citarne nemmeno uno, fuorché appunto il fondatore. Dicevo, si sono separati e rimessi insieme, ma la cosa ha fruttato loro una cosa come 90 milioni di dischi. Oltre a molti Grammy Award, dico bene? Award, thank you very much, Herminia. Tanti Grammy, tanti American Award, per cui un gruppo di grande successo. Teniamo presente che loro iniziarono la loro attività alla fine, metà fine anni 60, e furono in auge in pratica per almeno 20 anni, buoni, chi non ha ballato veramente sulle note dei loro brani negli anni 80 e anche 90, possiamo tranquillamente dire. Poi con il nuovo millennio naturalmente sappiamo come sono andate le cose a livello globale, per cui anche loro sono un po' spariti dalla scena. Musica R&B, musica funky, musica pop, ma soprattutto possiamo considerarla senz'altro una musica dance. Vi ricorderete senz'altro la famosissima September, è un brano assolutamente ballabile, che tra l'altro è dell'anno prima, è del 78, precede questa After the Love Has Gone, che andiamo senz'altro a vedere alla tastiera, non prima di aver ringraziato Marco, sponsor di questo video tutorial. Bene, eccoci qui, quindi, amici carissimi, a vedere questo brano estremamente complicato. Complicato a livello di armonie, ci sono anche dei cambi ritmici, o meglio delle misure che vengono il brano in 4/4, ma in alcuni punti troveremo delle misure di 2/4 o anche di 3/4, centri tonali che continuano a cambiare, una cosa mostruosa per un brano che però è piuttosto orecchiabile. E quindi andiamo a vederlo. Intanto diciamo prima che il do centrale è questo. Il cappello che mi va un po' sugli occhi, devo tirarlo su. Do centrale 63-64 di BPM e tonalità iniziale di Fa. Il brano poi si sposterà in altri centri tonali per ritornare in Fa e risvolgere la strofa, quindi prenderà il volo su altri centri tonali per finire addirittura in Do bemolle. Pensate un po' voi, è la prima volta che mi capita di fare il tutorial di un brano che a un certo punto va in Do bemolle, ma questo è. Allora, la intro fa così. Si va in Fa. Fatto nel videolino, io c'è un Sol minore che non ho messo, lo metto adesso. Allora, facciamo un arpeggio di Fa, perché appunto la melodia comincia non in battere. Cerchiamo di far suonare questo Fa, Mi, Fa. Possiamo prendere con le mani a forchetta questo Do, Fa, Do, Fa. L'armonia rimane quella, ma il basso si sposta su La a realizzare un Fa con la terza al basso. Io qui ho acciaccato questo Re nel videolino, ma l'ho fatto per mio piacere, nel disco non c'è.
Andiamo quindi in Si bemolle, facciamo cantare Re e svolgiamo le note del resto dell'armonia di Si bemolle, appunto. Dobbiamo fare questo. Do, Si, Do, Re, Fa. Do, Si, Do, Re, Fa. Qui siamo in armonia di Do undicesima. Io infatti metto in pratica un Si bemolle nella destra, ma il basso è di Do. Fa, Si, La. Si ritorna in Fa. Attenzione che qua non è più come all'inizio, perché tra il Fa e il La con il... E il Fa con il La al basso, abbiamo un'armonia di Sol minore settima da eseguire molto rapidamente. E poi riproponiamo quello che abbiamo riproposto prima. Questo Sol minore, allora, nella realtà delle cose è in battere. Farebbe così. Ma è chiaro che se noi lo andiamo a suonare in battere dopo il Fa, abbiamo veramente, dobbiamo fare questo movimento. Quindi se invece lo anticipiamo, abbiamo più tempo per arrivare su questo Fa che è in battere. Anzi no, è in levare anche lui. Quindi io vi consiglio o l'una cosa o l'altra, vanno bene entrambe. Si ripete, dicevo questo, Fa, Do, La, Do, Re. Stavolta Do, Re, però in armonia sempre di Si bemolle. Dobbiamo fare questo La, Si, Do. Qui sarebbe bene riuscire a prendere con una decima questo Sol minore settima. Ora, a dire la verità, il piano è forte. Se sentite il disco originale, si ferma sul Do. Quindi poi andiamo su un Do undicesimo. Ma nella seconda parte di questa intro interviene un Moog, che va e quindi se vogliamo così trovare un compromesso tra il nostro suonato del pianoforte e quello che fa il Moog, io direi di fare questo. Proprio in questo modo. La, Si, Do, Re. La in realtà, ma suoniamo anche Re e Fa per dar corpo al nostro Do undicesimo. Rifaccio. E adesso qui andiamo in Fa ed entra il cantato di Erminia. Te sei pronta, Erminia? Ma sì, che mi ricorda qualcosa di Venditti, un inizio di una di Venditti. Una di Venditti, quale potrebbe essere? Vediamo, no, qualcosa no, assolutamente in diretta, mettono in difficoltà. Un potrebbe... Sì, ma hai ragione, Erminia, c'è qualcosa che ricorda Venditti, ma è anche ovvio che Venditti che ha copiato dagli altri, quindi fai, penso almeno. Però hai ragione. Che mi sfugge adesso, senz'altro voi l'avete già inquadrato, adesso mi sfugge, però ha ragione l'Erminia, bravo Erminia, ma si vede che hai studiato, si vede che stai con me, insomma. Allora, Venditti a parte, abbiamo eseguito la intro e adesso andiamo 3-4 for a while, when love was all we could do, we were young and we knew. Ci fermiamo qua, brava Erminia, perché qui è già un casino a spiegare queste cose qua. Allora, iniziamo con un Fa. Questo accordo è un Si bemolle minore sesta, preso però con la quinta al basso. In pratica manteniamo il pedale di Fa. Questo sarebbe un Si bemolle minore sesta.
Io vado a suonare sol, si bemolle, re bemolle e fa e mantengo il fa. Quindi questo fa può essere preso anche ad 9. E per arricchire, se vogliamo, ulteriormente questo si bemolle, possiamo mettergli a acciaccare il sol con il la. Ora qui ho fatto un po' fatica, devo dire, ascoltando il disco, perché non è facile percepire questo accordo, ma alla fine ho dovuto giungere al fatto che è un la diesis, è un la settima nona diesis con la tredicesima bemolle. Quindi il nostro box della destra sarà composto da do diesis, mi diesis, sol e si diesis. Anzi, siamo in la, sì, ok. No, ho detto una cosa sbagliata, perché questo, che sarebbe la tredicesima, è una tredicesima bemolle. La tredicesima, perdonate, ma oggi un po' di ranghetta. La tredicesima di la è il fa diesis, quindi questo lo chiamiamo fa naturale. Quindi do diesis, fa, sol, ma questo sicuramente do diesis, perché è la nona diesis e la nona di la è il si, e quindi il do naturale diventa un si diesis. Suoniamola così, prendiamola così come ho detto, ma facciamo cantare do la diesis, ci appoggiamo quindi su un re che possiamo prendere minore ad 9, le stesse note, suonando un re minore settima con basso di si bemolle, ci consentiranno di suonare l'armonia successiva, che è un si bemolle settima maggiore. Allora qui piazziamo, vedete che per realizzare questo, che è un mi bemolle tredicesima, io vado a suonare ancora il box della settima nona diesis tredicesima bemolle, ma stavolta gli metto il basso di mi bemolle. Col basso di la mi esce questo accordo, con basso di mi bemolle quest'altro. Sono entrambi accordi dominanti, ma chiaramente dal sapore, dal profumo diverso, eh? Uno è un la settima, l'altro è un mi bemolle settima, ma in questo caso è un mi bemolle tredicesima. Ecco qui la tredicesima che canta, quindi abbiamo settima, nona, terza e tredicesima. Andiamo quindi su un do undicesima, un do undicesima, dicevo, si bemolle nella destra, do nella sinistra, che chiudiamo. Si ripete. Attenzione qui, dobbiamo fare questo movimento, un sol minore molto velocemente e terzinato, per andare su quella che è l'armonia di prima, è un la diesis settima nona diesis. Lo facciamo attraverso questo passaggio veloce, dicevo, che vede le armonie di sol minore settima, sol diesis minore settima, e poi andiamo, possiamo anche prendere tranquillamente questo bicordo sol do diesis con la destra e la nella sinistra, poi però andiamo a sottolineare attraverso il box di prima il nostro la diesis, la nona diesis. Ancora re minore, ancora il nostro si bemolle settima maggiore e ancora il do undicesimo. Fermiamoci a questi due, qui possiamo considerare alla fine due ponti. Il primo che fa, che parte dal si bemolle settima maggiore, ricordiamoci che noi eravamo, ci eravamo fermati sul do undicesima, che chiudevamo sul do.
pam 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 pam, si bemolle settima maggiore, pam 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 pam. Quindi andiamo su un fa con la terza al basso, pa 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 pa, re minore, pa 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 pa, sol minore settima, tutta na na pa pa pa, un fa settima maggiore. E qui c'è la prima stranezza del brano. Cioè andiamo a modulare per un brevissimo tratto in mi. Lo facciamo attraverso. Ora qui adesso la questione è anche come dire, è un po' strana, cioè questo brano qua, diciamo una cosa, non si può, non l'ho fatto neanche io, che credo di avere un orecchio buonino, insomma, ho dovuto fermare il disco in alcuni momenti perché accordi di questo genere, come dire, escono talmente tanto dal centro tonale, qui siamo in fa e poi adesso andiamo in realtà o in si, vediamo come trattare la cosa, o in mi, quindi se pensiamo di andare in si andiamo sul tritono di fa, è come se fossimo in do e a un certo punto si va in fa diesis, è la stessa cosa. Ma il brano recita questo. Dicevamo che dopo il primo ponte, qui possiamo mettere anche un la minore settima, però ci sta bene il fa con la terza al basso. Dopo questo fa settima maggiore, ci picchiamo lì un bel si undicesima, che ci porta naturalmente su mi settima, settima maggiore, nona settima maggiore. Lo prendiamo così, mi re diesis, fa diesis, sol diesis, si, ripetiamolo, si. Pa, 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 pa. Qui andiamo a suonare un si con la terza al basso, io suono si fa diesis, si basso di re diesis, pa, 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 pa. Un sol diesis minore settima, pa, 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 pa. Eccomi su un do diesis minore settima, pa, 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 pa. E approdo su un si settima maggiore. Quindi è, diciamo, è ingannevole questo mi perché fa credere che si va in tonalità di mi. Nella realtà l'approdo in si major 7, lo sto suonando anche con l'aggiunta della nona, non cambia niente, fa proprio pensare maggiormente a questo centro tonale. Quindi dal fa si passa al si. Ok? Dunque, cosa succede dopo di questo si? Mi ricordi più, bisogna che lo riprenda un attimo. Ah certo, dobbiamo ancora cantarlo, ecco perché dicevo, ma cosa è che devo spiegare, devo ancora cantarlo. Riprendiamo da qua, Erminia, da questo accordo. 1, 2, 3, 4. Casino, questo brano qui. Allora, dal si a schiaffo andiamo, eravamo qui sul nostro si nona settima maggiore, no, magari andiamo sottolineando con un crescendo su questo accordo major 9 in pratica. Ci sono dei fiati molto belli, ma io non li ho riprodotti col pianoforte. Allora, dicevamo, andiamo su un do minore, ma nella realtà siamo in armonia di sol bemolle. Allora, do minore settima, fa minore settima, si bemolle minore settima,
esatto, bam, 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 bam. Un mi bemolle undicesima, triade di re bemolle e mi bemolle al basso. Questo farebbe pensare che si andasse a chiudere sul la bemolle major 7. Invece si va sul la bemolle, ma è un la bemolle minore settima, che consente di fare il movimento 2-5-1. Sol diesis minore settima, re bemolle undicesima, praticamente io qui suono una triade di do bemolle, appoggiamo su il nostro sol bemolle major 7. Ora per ritornare in do, facciamo questi accordi. Eravamo qui, quindi un la bemolle minore settima, un si bemolle minore settima, che ci riporta al do. Giunti la seconda volta su questo sol bemolle major 7, faremo questi quattro accordi. Sol bemolle major 7 lo trasformeremo in undicesima, mettendo appunto una triade, non chiamiamola fa bemolle perché andiamo veramente a complicare le cose, una triade di mi con basso di fa diesis, ma in realtà tecnicamente parlando è ancora un sol bemolle. Quindi così andiamo su un do undicesima, lo facciamo diventare settima non a bemolle attraverso che cosa? Un sol diminuito con basso di do. Rifacciamo questi accordi, poi l'Erminia riprende e va avanti perché c'è un ultimo tratto da vedere, ma adesso il brano si ripeterà. Mica vero, ci fermiamo, ti dico io quando fermate perché c'è un'altra cosina da vedere. Quindi ripetiamo questi quattro accordi una volta giunti sul sol major 7. Allora, rivediamo un attimo, non c'è molto da dire, nel senso che questo ponte 1, diciamo, viene a ripetersi e lo si fa attraverso un si, meglio, sì, chiamiamolo do bemolle, settima, quinta bemolle. Pam 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 così. Something happened along the way, and yesterday was all we had. Oh, after the love was gone, how could you leave me out? Not let me say. Fermiamoci qui, Erminia, perché adesso c'è una sequenza di accordi piuttosto non complicati, ma quantomeno strani, perché qui, ricordiamoci, siamo in armonia di sol bemolle. Adesso andremo a fare, cantiamo la prima, la rifacciamo una volta. After the love is gone. Love that's lost before.
fermiamoci un attimo così poi concludiamo il brano. Allora, che cosa è successo? Dopo quel sol ritornati a chiudere l'inciso sul sol bemolle, il brano modula e lo fa attraverso questi accordi. Eravamo in sol major 7, andremo quindi in sol diesis minore. No, se chiamiamo sol bemolle, seguitiamo a nomenclare gli accordi con il suffisso bemolle che va bene. Allora, sol bemolle major 7, la bemolle minore settima, si bemolle minore settima, attenzione a questo do bemolle minore settima, re bemolle minore settima, mi bemolle minore settima, sono tutti accordi minore settima alla fine, che ci portano al fa minore. E riproponiamo questa sequenza. Che cosa succede in questo? A questo punto siamo andati a modulare in do bemolle. Partiamo però dal fa minore, che prendiamo settima. Si bemolle minore settima. Mi bemolle minore settima. Ba, 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 ba. Prendiamo questo la bemolle da prima undicesima e lo chiudiamo. Ba, 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 ba. Re bemolle minore settima. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Cioè, sol bemolle lo prendiamo undicesima anche lui perché ci deve riportare al do bemolle. Ba, 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 ba. Dove andremo a riproporre questi accordi. Oh, re bemolle minore settima, mi bemolle minore settima, e ritorniamo sul fa minore. Ripeto le armonie di questo inciso 2, ma in realtà è come il primo, solo che in un altro centro tonale. Fa minore, si bemolle minore settima, mi bemolle minore settima, la bemolle undicesima, chiudiamolo, re bemolle minore settima, sol bemolle undicesima e ricadiamo sul do bemolle major 7. Wow, 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 up to the love is come, da da ba 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 ba. Oh, 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 oh. Allora, come finisce questo brano? Nella realtà delle cose il giro viene ripetuto tre volte, forse anche quattro, non lo so. C'è un solo di sax che credo duri un paio di giri e poi una ripresa ancora del cantante e dei coristi. Noi l'abbiamo fatto tre volte e poi l'abbiamo chiuso. E quindi, come l'abbiamo chiuso, avete visto nel videolino, ma ripetiamo l'ultimo, magari cantiamo la Erminia. Ecco, io l'ho chiuso su. Siamo in do bemolle, lo devo chiamare un fa bemolle major 7. Ho fatto un arpeggio, esce forse un pochino dalla telecamera, ma... E poi ho ripreso con la sinistra suonando tonica quinta e la tonica più grave. Ok, almeno io ho pensato di chiuderla così perché appunto il disco al solito andava sfumando nella versione originale. Allora, brano, avete avuto modo sicuramente di percepirlo, difficile, soprattutto per questi cambi armonici, cambi ritmici. Ah, una cosa, ritorno sul mio, dunque, dov'ero, in sol bemolle major 7, per andare in sul fa minore. Abbiamo detto che c'è questa sequenza di accordi. Oh, 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 oh.
Ecco, attenzione perché qui il ritmo diventa di tre quarti, perché vabbè, adesso non sto a mettere il microfono, 1, 2, 3, 4, questa è la ritmica del brano, la scansione in 4/4. Qui c'è una misura di 3/4, dobbiamo calcolare la precedente e la successiva di 4/4 come se niente fosse, ma questa misura è di 3/4, perché infatti gli appoggi sono 1, 2, 3, 4, 5, e quindi è chiaro che il 5 non sta dentro al 4, quindi si deve ricorrere, se volete pensarla o scriverla, ad una misura di 3/4. Ripeto che questa armonia: Sol major 7, La bemolle minore settima, Si bemolle minore settima, Do bemolle minore settima, Re bemolle minore settima, Mi bemolle minore settima, Fa minore. Difficile anche da intonare questa canzone qua, Erminia è stata molto brava, devo dire, perché questi cambi di centro tonale mandano fuori anche a livello vocale, anche a livello melodico, quindi centrare quello che sarà poi il canto, la melodia del centro tonale nuovo non è cosa per niente facile, quindi brava Erminia. Basta se no ti monti la testa. Direi che è tutto per questa after, non c'è l'H davanti. Tino, quando è che ti imparerai a parlare un po' di inglese? Quando comincerai a intendere un po' la lingua anglosassone? Questa è la domanda del venerdì. After the love has gone. Qui ci va invece l'H, mi correggi? No, ho detto giusto. Bene amici, il tutorial finisce qua, noi ringraziamo ancora Marco, ha voluto mantenere la nomina, quando uno non vuol far sapere il nome, anonimato, e quindi lo chiamo Marco, ma siamo grandi amici, è un mio allievo da parecchi anni, bravo, lui dice di no, ma invece è proprio bravo, e quindi grazie ancora Marcolino caro. Grazie a voi di averci sopportato per 30, quasi 40 minuti, perché il brano è lungo oltretutto. E che dire, ci vediamo senz'altro venerdì prossimo. A presto con il Tino Carogati.